Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video di Jelly. Ma buongiorno ragazzi, come state? Dunque, allora noterete qualche cambiamentino in me? Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi sto meglio o peggio con questi capelli. Volevo raccontarvi l'avventura delle sopracciglia. Raga, mi è successa una cosa terribile, terribile. Dunque, inizio col dire che io mi faccio le sopracciglia con la ceretta e poi accorcio una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, le accorcio tutte con il rasoio, ok? Perché almeno stanno ordinate e fin qua ci siamo. Penso che è una cosa che fa anche qualcun altro. Comunque non è proprio questo il nesso. Cioè, sì, il punto è quello, ma ora capirete. Normalmente l'accorcio con il rasoio che usa il mio ragazzo per la barba, quello che ha il pettinino, ok, con le varie misure. Parte da 1 mm a 2 cm, o forse 1,5 cm, non so esattamente, comunque avete capito di che rasoio parlo. Io, quando appunto devo fare questa cosa, imposto il rasoio su 0,5 cm, quindi sul numero 5, 5 mm. Non mi ricordo che giorno era, sabato, se non sbaglio sabato. Mi faccio le sopracciglia normalmente con la ceretta, prendo il rasoio, guardo, ho detto ok, è sul 5. Lo metto qua, vado, inizio a rasare, ma a rasare, ad accorciare. Il mio intento era quello di accorciare, ma appena lo muovo inizio a sentire che cadevano troppi, cioè sentivo le sopracciglia cadere, no? E quindi ho detto: ma che, perché? Quanto sono lunghe? Ho detto: non è normale, normalmente non lo sento neanche, perché mettete che toglie 1 mm, 2 al massimo, ma così e sentivo proprio cadere. Tolgo. Vi giuro, mi sono impanicata, ho detto oddio, e adesso che faccio? Poi, come avete visto nella foto, io ho rasato solo l'inizio. Non volevo fare la fine, volevo accorciare solo le sopracciglia in questo punto qui. Che faccio? Ero pelata praticamente. Avevo una sopracciglia e mezza perché questa c'era e questa c'era solo qui. Quindi che fare? Ho detto no, adesso cosa faccio? Posso pure anche disegnarla, ma si vede. Se ne disegno un pezzo di una, o anche comunque se la disegno tutta, si vede che qua non ci sono. Si vedeva che qua i peli c'erano e qui no. Perciò che fare? L'unica soluzione plausibile era quella di rasare entrambe le sopracciglia, perché non è che dici rasi tutta questa, no, poi si vede. Comunque vuoi non vuoi, si vede che di qua non ci sono e di qua ci sono, ok? Che devi star là a guardare da vicino. Però, e ho rasato le sopracciglia. Nel momento in cui editerò questo video, se avrò abbastanza coraggio, vi avrò sicuramente messo la fotografia imbarazzante che ho fatto una volta che avevo le sopracciglia rasate, perché è una fotografia che ho fatto da mandare a mia madre per fargli vedere com'ero carina. Quindi non, cioè, veramente imbarazzantissima, ho anche fatto una smorfia, quindi. E perciò, ok. Il giorno dopo dovevo andare a rifare la tinta. E quindi ho detto, vabbè, che c'ho le sopracciglia disegnate, mi restano comunque più scure, perché il colore che uso per le sopracciglia era comunque il colore delle mie sopracciglia, quindi un marrone scuro. Però capite che colorandole è comunque un'altra cosa, no? È molto più, si vede di più, sembra molto più scuro. Perciò ho detto, devo fare la ricrescita ai capelli, faccio scuro. Quindi sono andata a comprare un castano scuro o bruno, e però dal colore che avevo sono venuti praticamente neri. Non so se vedete, ho ancora qualche riflessino del colore che avevo prima, però insomma. E tutto sommato non mi dispiacciono, mi piacciono tanto, 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 veramente. Ho avuto un sacco di colori di capelli, dai colpi di sole biondi al rosso fuoco, bellissimo. Mi manca un sacco il rosso fuoco, però era difficile da gestire. L'ho tenuto circa 2 anni, cioè l'ho messo e tolto più di una volta. In realtà è un po' un amore odio col rosso, ma è un pochino difficile da gestire, perché a parte che bisogna, vuoi o non vuoi, ogni
3 settimane, un mese al massimo, bisogna fare la tinta ovunque perché comunque scarica, quindi oltre alla ricrescita la tinta dappertutto scarica. E perciò è una noia. E poi comunque anche nell'abbinare i vestiti, forse sono un po' troppo fissata, però insomma con i capelli rossi non abbinavo una maglia verde, capite? Quindi ero abbastanza sempre sui toni bianco, grigio e nero. Non che ora io abbia cambiato troppo stile nei colori, però comunque se ho delle magliette colorate, dei giacchetti colorati che ogni tanto comunque metto, e coi capelli rossi facevo fatica ad abbinare determinati colori. Però quello è stato il colore che più mi è piaciuto. Poi ho avuto per un periodo un prugna, un violetto, ma che l'ho tenuto poco, non so come mai in realtà, forse perché ci avevo rifatto un mogano sopra. Poi avevo fatto castano, poi sono tornata rossa, fuoco. Ho fatto un colore simile a questo, poi ho lasciato scaricare quel colore un sacco di tempo perché era nella pandemia, quindi non mi interessava più, mi sono lasciata un po' perdere i capelli, infatti sono sicuramente migliorati dall'aspetto di salute dei capelli, però ho lasciato quindi per un anno, praticamente non ho assolutamente toccato i capelli, non ho fatto tinte, ho usato pochissimo la piastra, perciò si sono ripresi tanto. Dopodiché, ovviamente, mi è saltato in mente di volermi decolorare completamente. Ovviamente io non credo di stare troppo bene, nel senso che mi vedo molto di più con i colori scuri, piuttosto che con i colori chiari, perché sì, è vero che io di pelle sono bianca, cadaverica quasi, però trovo che mi stia meglio lo scuro piuttosto che, cioè mi sta molto meglio secondo me questo colore anche solo di quello che avevo prima, del castano normale che avevo prima, e quindi un biondo proprio credo che non mi starebbe per niente bene, un biondo completo è una decolorazione totale. Perciò parlando con uno e con l'altro ho deciso che no. La decolorazione totale era meglio di no, anche per non stare a rovinare i capelli, anche perché avrei dovuto farne più di una, perciò no. Ho optato per decolorare solo i capelli, fare uno chatouche alto, praticamente, da quest'altezza qui, e decolorare e mettere sopra un fucsia tendente un po' al rosso, bellissimo. E l'ho tenuto, mi pare, 3-4 mesi. Dopodiché ho deciso che basta, non avevo più voglia di colori perché anche lì ero tornata alla solita storia dell'oddio cosa abbino con i capelli rossi. Mi ero fatta quel colore che avevo prima di questo, ok, un castano classico che praticamente poi era il mio colore di capelli, naturale. Forse io sono un tono più scura di quello, però appena appena. E l'ho tenuto per quasi un anno e poi 2 giorni fa questo. In realtà questo doveva essere un video dove vi raccontavo la mia disastrosa esperienza con le sopracciglia e vi facevo vedere i miei nuovi capelli, ma come al solito, ormai mi conoscete, parlo, parlo, parlo. Vi ho raccontato anche la mia hair story, si chiama così, no? Però, tornando al discorso sopracciglia, dal momento che ho i capelli praticamente neri, mi sto facendo le sopracciglia nere e non mi dispiacciono per niente. Trovo che mi risaltano un sacco gli occhi, avendoli tanto tanto scuri, trovo che mi risaltano tantissimo con questi capelli. Nulla, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio!